Un derby che vale la stagione di entrambe. L'Alba Monterrey in questo rush finale cerca una salvezza che con l'andare del campionato si è fatta sempre più difficile, ma mai impossibile. Il Montorio sogna il ritorno in eccellenza, ma per farlo deve agganciare l'Ovidiana Sulmona, prossima avversaria dei gialloneri dopo il turno di riposo. Si torna al campo comunale vecchio, dove fischia il signor Pietro Sivilli di Chieti, coadiuvato da Coccagni e Brandimarte di Teramo. Subito all'opera la terna arbitrale nella valutazione di un contatto tra Splendiani e Di Silvestri all'ingresso dell'area di rigore. Per Sivilli tutto ok. Al quarto d'ora Maisto in area di rigore si coordina bene, calcia potente ma non trova la porta. Sull'altro versante Di Luca conclude dal limite ma trova solo la battuta dall'angolo. Al 31esimo il Montorio passa in vantaggio. Corner di Mauti per la testa di Di Silvestri che impegna Bartolomei. In tapin arriva Maisto che non perdona e fa 1-0. Prova a reagire l'Alba Montaurei. Di Luca da corner vuole beffare Bruno che però alza sopra la traversa. Con le immagini di mano il centurame passiamo alla ripresa. Al terzo Lulli dalla sinistra crossa per la corrente Mosca che incorna in modo impreciso. Al quinto altro episodio da Moviola, schema di Mauti da calcio di punizione a servire Maisto, che prima grazie a Bartolomei e poi insacca per lo 0-2. Da qui le proteste dei padroni di casa che portano Sivilli a chiedere lumi al primo assistente Coccagna e al conseguente annullamento della rete. Al 20esimo passa Cantando lanciato in profondità, entra in area e viene atterrato da Bartolomei. Calcio di rigore e conseguente cartellino giallo. Dagli 11 metri va Maisto che calcia forte, Bartolomei intuisce ma non può nulla. 0-2 e doppietta per il bomber giallo-nero. Finisce così, sesta vittoria consecutiva per il Montorrio che resta alle calcagna dell'Ovidiana Sulmona. Altro brutto stop per l'Alba Montaurei, condannato ormai a passare dai playout per mantenere la categoria. La squadra secondo me ha dato il massimo. Noi purtroppo abbiamo tanti problemi, il primo a livello numerico, ma ai ragazzi non devo rimproverare niente perché avete visto sul campo dove abbiamo giocato, noi ci alleniamo qui da novembre, siamo senza campo da novembre, e fidatevi che allenarsi e giocare partite su questo campo a lungo andare è veramente duro a livello mentale. Davvero ragazzi non posso chiedere di più, sappiamo che è dura, siamo lì sotto, dobbiamo giocarci Quindi bisogna andare avanti, adesso dobbiamo vincere la prossima. Sperando che basti, però dai, siamo contenti perché la squadra oltre a vincere sta anche giocando bene. Oggi sul campo del Cerno chiaramente non era facile, però hanno interpretato bene, abbiamo rischiato praticamente nulla. Quindi.